Ciao, mi sono scavato una nicchia defogliando un po' la pianta per finalmente, diciamo, dire due parole sulle viti e sull'uva. In particolare volevo iniziare dall'uva americana. Le uve americane sono tante, no? Sono diverse decine, ma solamente due prendono il nome proprio di americana, quella nera sostanzialmente e quella bianca, cioè la fragola nera e la fragola bianca. Oggi vi parlerò in questo filmatino della fragola bianca, cioè dell'uva, diciamo, che prende diversi nomi a seconda dell'ecotipo, così, no? A volte viene chiamata Noax o Noa, qualcuno la chiama Clinto bianco nelle forme con l'acino più piccolo, eccetera. Quindi americana bianca. Vi descriverò la varietà e le ragioni per eventualmente giustificare l'impianto nei vostri giardini domestici. Dunque, guardiamo un po'. Il grappolo è tozzo e cilindrico e alato, colore verde giallognolo, come potete osservare, no? L'acino è molto ceroso e sferoidale, cioè è praticamente una pallina. La polpa del frutto è consistente, diciamo, ma mucillaginosa, cioè non croccante, è profumatissima, di quell'aroma tipico che le ha dato il nome, insomma, di fragola, cioè di frutti di bosco, un po' di lampone, così, no? Quindi per qualcuno addirittura è troppo intenso. La consistenza della polpa la rende poco appetita dagli uccelli, ma molto appetita dalle vespe e dalle api, che forse vedrete girare, che scavano gli acini, e se voi lasciate troppo il frutto sulla pianta, pian piano, diciamo, li spolpano completamente. L'aroma non è di moscato, attenzione, ma ha una componente che viene detta foxy, non gradita da tutti e soprattutto non gradita dagli enologi in caso di vinificazione. In questo caso però non si tratta di vitigni ufficiali e legalmente riconosciuti, quindi la vinificazione con questa varietà è proibita dalla legge dagli anni 30, cioè in tutti i paesi dagli anni 30, non la coltivazione per scopo così di frutta, per il consumo fresco, ma per la vinificazione assolutamente proibita. La foglia, come potete osservare, ha dei lobi ed ha forma pentagonale, si distingue poco dalle altre varietà di vite, tranne il fatto che i germogli in primavera sono molto pelosi, sono rossastri e molto pelosi, ricoperti da una peluria molto fine, quindi in qualche modo l'uva fragola si riconosce, anche se bisogna aspettare la maturazione del frutto per distinguere le due varietà. Adesso andiamo alle ragioni che, diciamo, giustificherebbero oggi l'impianto nei vostri giardini familiari, domestici, così, no? Non la coltivazione intensiva, ovviamente. La tolleranza, prima ragione, la principale, la più grande, tutte le altre sono secondarie. La tolleranza alle malattie fungine e alla fillossera, cioè non sono immuni, ovviamente, del tutto immuni a queste malattie, ma le tollerano a tal punto che questa, per esempio, non ha subito mai un trattamento e si può coltivarla tranquillamente e quindi può fare una produzione biologica, perché resiste alle tre pesti di origine americana ottocentesche, cioè il mal bianco, che è curabile con lo zolfo, la peronospora della vite, a sua volta, diciamo, curabile anche a livello preventivo, con il solfato di rame, e la fillossera, che potrebbe essere risolta questa con i portainnesti resistenti. Quindi queste sono non immuni, ma resistenti a tutte queste patologie che nell'Ottocento stavano distruggendo la viticoltura europea. La seconda ragione è che vengono detti produttori diretti. Cosa vuol dire? Se io facessi una talea con questi tralci, metto nel terreno ovviamente rispettando la polarità, non mettendoli capovolti, è facile riprodurre la pianta e
e quindi è riproducibile senza innesto oppure con una barbatella. Si può coltivare la vite praticamente come si faceva secoli fa. Ora questo si può fare solo in alcune isole dove la filossera non è mai arrivata, su terreni eccessivamente sabbiosi, ma praticamente in tutti gli altri luoghi della terra è impossibile la coltivazione in questo modo, senza innestarla su porta innesti resistenti. Le altre ragioni sono ancora due o tre. Una è la resistenza al freddo, quindi resiste abbastanza bene a basse temperature, può arrivare tranquillamente meno 15, però volevo avvertire, non può essere portata in alta montagna perché ha anche esigenze di temperatura, cioè la temperatura, devono esserci un numero di giorni sufficienti per consentire la maturazione del frutto, altrimenti se arriva ad ottobre gli acini cascano ancora acerbi. Quindi diciamo non può essere estesa sopra, generalmente sopra i 1000 metri di quota, meglio se vi tenete sugli 800. Le altre ragioni sono emozionali, cioè la sua importanza storica. Nell'Ottocento era la tipica vite, sia la nera che la bianca, portata un po' per recuperare un po' la grande crisi della viticoltura, perché si diffondeva e resisteva, appunto, come dicevo prima. Quindi affettivo, emozionale, storico, diciamo, ha un'importanza storica che andrebbe considerata, almeno per le persone di una certa età che hanno anche un po' di memoria, diciamo, di queste cose, no? Dunque, l'allevamento e la potatura è talmente vigorosa e talmente resistente che non necessita di concimazione, cioè l'erba, il prato, diciamo, non compete con l'apparato radicale e quindi sostanzialmente se voi la concimate cresce meglio, ma può essere coltivata tranquillamente, quindi elevatissima rusticità, elevatissima resistenza alle malattie. Qual è il problema? Sostanzialmente c'è un solo problema, che è la vigoria della pianta, per cui non potete fare un guaiò semplice, non potete coltivarla ad alberello sperando che mantenga delle proporzioni così desiderate, no? Non è una classica pianta da mettere nel balcone, diciamo, perché bisogna consentirle un certo sviluppo. Quindi è una pianta tipica per le pergole, per i filari come questo, dove ci sono delle branche che sorreggono i tralci, che sono la parte produttiva della pianta. Un altro discorso che volevo fare velocissimamente è quello della potatura. Cioè la potatura generalmente della vite non è così banale come si potrebbe pensare. Cioè è vero che la vite fruttifica sui rami dell'anno, quindi basta lasciare un certo numero di tralci e questi producono. Però per fare un esempio, la vite europea, se noi avessimo un tralcio con 5-6 gemme, nella vite comune, quella nostra europea, la seconda e la terza gemma sono più produttive come numero di grappoli e grandezza rispetto alla prima, per esempio, alla quarta, alla quinta, alla sesta, eccetera. Qui non bisogna fare questo tipo di attenzione o questo tipo di calcolo, perché tutte le gemme dormienti, il prossimo anno, quelle che sono l'ascella delle foglie, diventano produttive allo stesso modo e quindi chi anche non sa potare, semplicemente alcuni addirittura tolgono tutti i tralci, credono di togliere tutti i tralci, ma magari lasciano per errore qualche sperone con una gemma, ottengono comunque una produzione. Lo dico perché ho visto materialmente con i miei occhi questi errori gravissimi di potatura, di ovviamente di persone non competenti, diciamo non sufficientemente competenti. Quindi ci sono da questo punto di vista qui solamente dei vantaggi. L'utilizzo di questa di questo tipo di uva è per il consumo fresco, naturalmente, tipicamente, insomma. Il succo va si può consumare in vari modi, anche trasformarlo in mosto, per esempio, e si accompagna bene con, non so, mi vengono in mente le castagne, per chi abita in un posto dove questa uva può resistere fino alla fine di settembre, e anche altra frutta lessa, tipo, non so, la zucca lessa, le patate dolci lessate, no? Si accompagnano benissimo con questo succo. Nel Veneto si mette farina bianca, si forma una specie di budino che viene chiamato sugoli. I sugoli di questo tipo di uva sono molto aromatici, molto buoni. In campagna una volta mettevano su un vaso di terracotta, che poi col passare dei giorni si formava sopra una certa muffa,
una certa muffa verdina che veniva tolta in superficie e mangiare quello che restava sotto ed era perfettamente commestibile. Si può naturalmente fare marmellata, si possono fare gelatine, qualsiasi cosa, tranne una purtroppo. Qui devo dare un'avvertenza, cioè non è molto adatta alla vinificazione perché diciamo non ho parlato proprio di tutti gli aspetti così, no, legati all'acino e alla polpa, ma diciamo così, l'acino contiene assieme a un elevato grado zuccherino eccetera anche purtroppo dei polisaccaridi idrosolubili, cioè le pectine, che vanno benissimo per fare la marmellata per esempio, perché la rendono diciamo più densa, è una forma, una tecnica di una specie di addensante per le confetture, e anche molta cellulosa assieme a quella naturalmente dei tralci, per cui questi due componenti, cioè cellulosa, pectine associate anche a un elevato grado di tannino, nella fermentazione, soprattutto se la fermentazione viene portata molto a lungo, genera alcol metilico al posto dell'alcol etilico, e questo non fa per niente bene alla salute, per cui consumo fresco, varie trasformazioni, ma non trasformazione in vino e in distillati, proprio per questa ragione. Perché diciamo ci sono dei punti critici, delle ragioni per non piantarla? Forse sì, cerco di dirlo, io anticipo che non mi libererò mai di questa varietà per delle ragioni, così che dicevo prima, no? Emozionali e per il valore storico che hanno. Ma diciamo, legata alla sua storia, si potrebbe anche fare una certa considerazione. La ricerca su questi ibridi, dirò meglio dopo, tra un po' poi chiudo, no? Il lavoro su queste forme, no? Ottenute per ibridazione di varietà sostanzialmente americane, è finita in certe zone, cioè la ricerca e lo sviluppo di varietà, la creazione di nuovi tipi, è praticamente morta, sia in Italia, per esempio, che in Francia, che sono luoghi dove si lavora moltissimo con la vite. È proseguita, per esempio, in Germania e ha generato dei tipi nuovi a partire dal 1995, per cui 60 anni dopo, diciamo, la proibizione e l'eliminazione di questi tipi dalla serie dei vitigni legalmente riconosciuti, è proseguita e sono stati liberati i nuovi tipi con polpa croccante, con la stessa resistenza alle malattie e addirittura senza retrogusto foxy, che per decenni non si riusciva a separarlo dalla resistenza alle malattie. Cioè quando spariva la componente foxy dell'aroma, spariva anche la resistenza alle malattie. Quindi si potrebbe, cercando nella rete, individuare delle tipologie nuove, derivate sempre da questi tipi di uva. Cercare insomma in rete, no? Vengono dette Pilsen Tolerant in tedesco o Robusta Rebe. Quindi sono vari tipi, vari colori, eccetera. Dico solo due parole sull'origine. Nell'Ottocento c'è stata una grande crisi, come dicevo prima, no? Le pesti americane che sono arrivate a mettere in gravissima difficoltà la viticoltura europea. In America sono state scoperte circa 30 specie di uva. In Europa ce n'è solo una, la Vitis vinifera. Le viti americane sono circa 30. Quelle asiatiche anche una trentina, no? Mentre nelle viti europee erano solo una, cioè centinaia di varietà ma di una sola specie. Con queste specie americane sono stati creati questi ibridi, a volte sorti naturalmente, praticamente nati da soli, che hanno praticamente un po' sconvolto la viticoltura europea tradizionale. Questa in particolare è nata da due ibridi, la Vitis Riparia e la Vitis Labrusca. Non c'entra il Lambrusco, Labrusco vuol dire solamente selvatico in latino. E questa è praticamente è l'origine, cioè da queste collezioni che c'erano in Europa, dappertutto, anche a Vienna, in Austria, in Germania, in Italia, in Francia, eccetera, no? E dalle collezioni americane,
in modo naturale è sorta questa varietà e questo ibrido che fa parte della prima generazione delle viti che hanno iniziato a sostituire le viti europee nella viticoltura tradizionale. Assieme a questa, dello stesso gruppo, c'è anche il Clinto, per esempio, no? Il Clinto nero, assieme all'uva fragola. Quindi fate la vostra riflessione e ditemi magari cosa ne pensate, sui commenti. Alla prossima!